Ciao amici, lo sapete qual è la nuova frontiera del benessere e della bellezza? È la biocosmetica, dagli shampoo ai prodotti per viso e corpo, tutto completamente naturale. La cosa interessante è che possiamo farcela anche noi con quello che abbiamo in casa e i vantaggi sono tanti. Prima di tutto è divertente fare le cose in casa, tutti amiamo fare il piccolo chimico. Poi possiamo usare le cose che abbiamo già in dispensa: olio, aceto, limone, sale, zucchero, bicarbonato, uova, yogurt. Sono ingredienti che vanno benissimo e ci fanno anche risparmiare. Infine sappiamo esattamente cosa mettiamo sulla pelle e proteggiamo la nostra salute. Oggi vediamo come creare da soli prodotti cosmetici semplici ed efficaci per la cura di tutto il corpo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Capelli. Partiamo dalla testa. I capelli, è il momento di proteggerli e riparare i danni del sole con l'olio di oliva. 2 cucchiai nella dose dello shampoo per capelli morbidi e rigenerati e un super risciacquo finale con 1 litro di acqua e 0,5 bicchiere di aceto che toglie oleosità, calcare, salsedine e cloro e diventa anche un balsamo naturale. Viso. In estate il viso è la parte del corpo più esposta al sole e la pelle si secca e si screpola. Ecco cosa fare di naturale. Un bello scrub con 2 cucchiai di crusca di avena e 2 di miele, una spruzzata di limone ed è pronto. Si massaggia delicatamente sul viso, si lascia in posa 5 minuti e si sciacqua con acqua tiepida. A questo punto prepariamo una maschera miracolosa per idratare il viso. Ecco gli ingredienti: mezzo avocado, mezzo yogurt intero, 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di olio di oliva. Mescolare bene, applicarlo sul viso e lasciarlo in posa 15 minuti. Sciacquare con acqua tiepida per una pelle luminosa, idratata e vellutata. Décolleté. In estate serve un trattamento levigante e schiarente. Lo facciamo in casa con 2 cucchiai colmi di polvere di bicarbonato e 2 cucchiai rasi di acqua tiepida con una spruzzatina di limone. Si applica con movimenti circolari leggeri e si sciacqua con acqua fredda. Corpo. Facciamo uno scrub levigante anticellulite per il corpo? Che ne dite? Ecco la ricetta. In più, per vedere tanti altri video di biocosmetica naturale è facile. Iscrivetevi al canale e per seguire i miei nuovi video ogni giorno attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Per sostenere la mia missione e divulgare insieme a me la vita sana e naturale, abbonatevi al canale con un piccolo contributo mensile. 1 bicchiere di sale grosso, 1 bicchiere di succo di pompelmo, 2 cucchiai di olio vegetale, 2 cucchiai di miele, 10 gocce di olio essenziale di limone. Si mescola, si massaggia sul corpo prima della doccia e si risciacqua con acqua tiepida. Così anche la doccia non è troppo calda e ci tonifica. Finito? Ma dove troviamo tante altre ricette? Nel mio libro intitolato Estetica Olistica. Posso anche mandarlo in PDF per una lettura e consultazione immediata. Vi lascio il link in descrizione. Vivi consapevole e risplendi dentro e fuori.